Benvenuti a questo incontro del Festival della Tecnologia, l'ultimo giorno di questa manifestazione. Io sono Juan Carlos De Martin, sono un docente qua al Politecnico e sono uno dei curatori di questo festival insieme a Luca De Biase, giornalista e scrittore, e insieme allo stesso rettore del Politecnico Guido Saracco. Questo è un incontro molto particolare sia per me personalmente che per il festival, perché il relatore, l'ospite che stiamo per presentarvi, che sto per presentarvi, è un ospite particolare da molti punti di vista. Innanzitutto chiamarlo ospite, lui che ha insegnato tanti anni al Politecnico, ovviamente è fuori luogo, perché il professor Olmo è stato docente qua al Politecnico moltissimo tempo, è tuttora professore emerito, ha insegnato in queste aule, anche se forse più spesso al Castello del Valentino che qui in Corso Duca degli Abruzzi. È stato preside della Facoltà di Architettura e anche coordinatore dei presidi di architettura in Italia. È quindi un collega, ed è un collega anche nel senso, anche e soprattutto nel senso di un confronto tra me e lui e molti altri amici, Giovanni D'Urbiano e molti altri, la riflessione su che cosa sia la cultura politecnica, che senso abbia parlare di Politecnico oggi nel 2019, e questo confronto, quindi da uno storico e filosofo come lui, io sono un ingegnere informatico e così via, gli altri amici e colleghi con cui ci siamo confrontati in questi anni, potremmo dire che questo festival è anche un po' figlio di quelle riflessioni cominciate ormai credo 10 anni fa, quando per la prima volta ho cominciato a avere il piacere di confrontarmi col professor Olmo. Quindi questo festival che si interroga sul rapporto tra tecnologia e società, abbiamo scelto un titolo diverso, ma poteva benissimo chiamarsi un festival della cultura politecnica. E quindi ecco perché fin dall'inizio ho condiviso con il professor Olmo l'idea originaria, ancora molto informe, di questo festival. Siamo confrontati con grande piacere il professor Olmo ha accettato di venire a condividere con noi le sue fondamentali riflessioni su appunto cosa voglia dire cultura politecnica oggi, che senso ha parlare di Politecnico oggi. Vedremo come il concetto di Politecnico, di cultura politecnica, sia storicamente determinata, aveva un certo preciso senso nell'Ottocento e poi via via si è cambiata, e che cosa voglia dire oggi è una domanda aperta molto importante per noi che siamo dentro un Politecnico, dentro la nostra istituzione. Quindi è una riflessione che facciamo oggi pomeriggio insieme a lui, ma che sicuramente continueremo a fare anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi diamo il benvenuto al professor Olmo e sono impaziente di ascoltarlo come sempre. Grazie. Grazie Juan Carlos, grazie a voi che siete venuti anche di domenica e di pomeriggio ad ascoltare una riflessione, perché la mia più che una comunicazione vuole essere una riflessione. E come tutte le riflessioni ha un oggetto difficile, perché quando voi cominciate a prendere sul serio il vostro mestiere di studioso e di ricercatore, è la domanda che prevale sulla risposta, è la curiosità che prevale sulla capacità di rispondere in maniera soddisfacente. Quasi mai un ricercatore scientifico è soddisfatto, quando lo è forse è arrivato alla fine del suo percorso. E in questo caso è ancora più importante, perché la cultura politecnica ha una storia ormai di 220 anni per quello che riguarda l'École Polytechnique, l'anima di ingegneria della cultura politecnica, e 206 anni per quello che riguarda invece l'anima di architettura, l'École des Beaux-Arts, a qualche anno in meno, ma siamo sempre oltre i due secoli. Sarebbe stupido che uno si presumesse di riassumere questi 200 anni in un'ora, sarebbe quasi una presa in giro. Io cercherò di farlo utilizzando un punto di partenza che è un punto molto istituzionale, al contrario di quello che io tendenzialmente faccio. Questo è proprio il massimo dell'istituzione, quando la Comunità Europea nel 2006 affida a una commissione
presieduta da una fisica, Ulrike Feld, una missione quasi impossibile. La missione è in questo titolo che suona leggermente provocatorio o ironico, o peggio ancora sarcastico, Taking European Knowledge Society Seriously, prendere sul serio la cultura, la società della conoscenza. Se un'istituzione così paludata come la Commissione europea si pone questo problema, forse questo problema ha superato ogni tipo di, in qualche misura, diga che lo tenesse lo tenesse sotto controllo, lo mettesse sotto controllo. E la risposta è ancora più imbarazzante, perché la risposta dei lavori di questa commissione, che durano 2 anni, finiscono nel 2010 e producono una quantità di carta infinita, si concludono con un'altra domanda. E questo è quasi un po'... fa parte di quello che dicevamo prima: chi studia interroga la realtà, non risponde alla realtà in maniera in qualche modo precostituita o predefinita. E la domanda è: siamo in grado noi di formare una cultura critica negli studenti e nei ricercatori che portano avanti la società della conoscenza? Una domanda che il nostro rettore pone continuamente ai suoi docenti e ai suoi studenti, e la cui risposta è estremamente problematica, come vedremo. Lo è per un dato di fatto molto semplice, che noi abbiamo perso, noi studiosi e ricercatori, poi adesso atterreremo sulla cultura politecnica, abbiamo perso la cura delle parole. Noi utilizziamo le parole, quasi tutte le parole che abbiamo consumato in questi, dal, appunto, dal 1996 in avanti, e le trasformiamo in parole, come diceva Roland Barthes, omnibus. Cosa sono le parole omnibus? Sono parole che possono contenere quasi qualsiasi cosa. Sono frutto di credenze più che di argomentazioni. Nascono da un consenso che arriva a esistere perché la parola è talmente onnicomprensiva che tutti ci si possono riconoscere. Queste parole sono parole per noi e per la cultura politecnica molto delicate. In primis prendiamo la sequenza di queste parole che hanno costituito la base della discussione, anche feroce, anche molto conflittuale, dentro le comunità scientifiche e dentro le comunità politecniche. Le parole sono la complessità. Chi di noi non usa ormai complessità senza domandarsi quale fosse, se esiste una teoria della complessità e cosa significa? Complessità, da essere una parola che rendeva meno deterministico il rapporto tra le cause e gli effetti, è diventata una parola che in qualche misura legittima la incapacità che noi abbiamo di descrivere il mondo. Il mondo è talmente complesso, sia soprattutto quello socio-economico e tecnologico, che noi possiamo usare questa parola per in qualche modo far capire che, ma è una cosa difficile, ragazzi, è una cosa complessa, mentre la teoria della complessità era una teoria molto raffinata, arrivava dopo la teoria dell'indeterminazione, che arrivava dopo la teoria quantistica, che serviva ad arricchire i legami causali, i rapporti tra gli oggetti fisici e tra gli oggetti sociali.
Dopo complessità c'è stata la teoria del caos. Anche qui noi usiamo caos in un senso comune, è un termine che usiamo quasi quotidianamente, a parte che appartiene anche al linguaggio comune. Ma la teoria del caos era di nuovo un approfondimento, una radicalizzazione della teoria della complessità. Nasceva dal fatto che, soprattutto in questo caso dalle scienze dure, che le basi epistemologiche delle scienze dure, cioè conoscitive delle scienze dure, si dimostravano inadeguate a descrivere le parti minime le parti più grandi, la microfisica e la macrofisica. E possiamo andare avanti. Chi oggi in questa scuola, in questo mondo, in questa società, nelle società occidentali, nelle scuole politecniche, osa dire che per lui non è fondamentale la sostenibilità? La sostenibilità è diventata non una parola ricca di suggestioni e di verifiche, adesso ci arriviamo, è diventata una specie di, anch'essa parola omnibus, una parola che contiene quasi tutto il contrario di tutto, e la nostra difficoltà poi a tradurla in pratiche e in politiche nasce proprio da questo essere la parola diventata qualcosa che non ha un prezzo, che non ha un prezzo conoscitivo, cioè non ci obbliga a studiare per definire effettivamente cosa sia sostenibilità, e non ha un prezzo soprattutto su un punto, sul rapporto tra argomentazione e la prova che noi dobbiamo dare a questa argomentazione. E qui entriamo nel tema di oggi. Perché il paradigma della cultura politecnica oggi perlomeno ondeggia se non è in crisi? Perché ondeggiando questo paradigma non va in discussione e in crisi l'insieme della società, che è una società che sulla tecnologia e sul primato della tecnologia ha costruito la sua secolarizzazione più spinta? Perché il rapporto tra argomentazione e prova è una delle basi fondamentali, non è solo Popper, Karl Popper, non è solo il principio della falsificabilità, è dalla prima filosofia greca che noi abbiamo, no? questo richiamo continuo, basta prendere in mano la Politica di Aristotele, non sto a fare il professore di storia della filosofia. E non a caso il primo a accorgersi che questo rapporto nelle parole chiave che fondano il nostro linguaggio, la nostra comunità, perché una comunità esiste se io uso una parola e il mondo che mi gira intorno, in questo caso i mondi politecnici, ci danno un significato simile, se non uguale, a quella parola, perché se io dico sostenibilità e quello vicino a me usa sostenibilità in un senso completamente diverso, quella parola perde di qualsiasi possibilità di costruire una comunità. Il primo a essersi accorto che questo stava succedendo nel 1977 è colui che scriverà poi uno dei libri più famosi della storia della scienza, Thomas Kuhn, che nel primo capitolo di un altro suo libro che è precedente, quello del 77, il libro è The Essential Tension, e il titolo del capitolo è La relazione tra storia e filosofia della scienza, afferma in maniera molto dura che si sta avvicinando la crisi del paradigma scientifico, che siamo prossimi alla crisi del paradigma scientifico, perché la società scientifica non ha più una serie di convergenze sulle parole che usa, aggiunge una cosa che la filosofia più raffinata, che
in quegli anni si stava evolvendo quella francese intorno al Collège de France e al suo direttore Foucault, aveva già messo in chiaro nel 1966 in un libro che tutti usano senza leggere, perché questo è un altro dei problemi che noi abbiamo, Mots et choses, che è un libro che leggere forse ci vorrebbe qualcosa di più che una citazione come troppo spesso si fa, dove il buon Foucault metteva in luce come i rapporti che si creano tra parole e cose sono il frutto dei modi con cui una società scientifica e civile discute la tirannia dei valori. Tirannia dei valori non è un suo titolo. Tirannia dei valori è il titolo straordinario di un testo di un giurista tedesco accusato di essere filo nazista negli anni 30, Carl Schmitt, ed è il titolo di una conferenza, di una serie di conferenze che lui tiene nel 1956, in cui accusa direttamente la cultura scientifica ed in particolare la cultura tecnologica di costruire delle forme di tirannie dei valori, in particolare non discutendo il rapporto tra le argomentazioni che provano e le prove che portano, riducendo cioè il rapporto tra argomentazione e prova a una fase di esperimento che non mette mai in discussione i presupposti da cui si parte quando l'esperimento si fa. È un problema molto delicato da toccare, perché in realtà il rapporto tra parole e cose nella cultura politecnica è uno degli elementi costitutivi della sua fortuna, della sua storia e oggi della sua difficoltà. E mi ricordo, o vi ricordo, che ad avviare in Italia questa discussione fu l'allora direttore del Dipartimento di Humanities di MIT, il professor Kenneth Keniston, il quale tenne nell'aula 1, nell'aula magna di questo Politecnico, una conferenza anche qui da sempre citata dagli ingegneri, il cui testo credo non so quanti abbiano letto, al di là di Juan Carlos e qualcun altro, che si chiama La crisi del paradigma dell'ingegnere. Questo testo è un testo straordinario, che ha un po' un tono oggi da Cassandra, perché mette in discussione che cosa? La centralità dell'algoritmo, cioè l'utilizzo che la cultura dell'ingegneria fa, e poi la cultura sociale, e poi la cultura imprenditoriale, e oggi molto di più ancora, pensate cos'era l'ottobre del 1966, no? Dando, come diceva lui, un'idea di razionalità ristretta, cioè il tipo di razionalità che si ottiene quando si fa dell'algoritmo il paradigma centrale della propria cultura è una concezione della razionalità ristretta. E soprattutto, e qui si toccano le due culture, le famose due culture su cui Snow fa tutta la sua fortuna letteraria e saggistica del 1960-62, si toccano perché nessuna in questo modo, applicando e facendo dell'algoritmo lo strumento fondamentale di funzionamento delle comunità scientifiche e tecnologiche, non si mette mai in discussione la fonte delle informazioni. Questo è un processo straordinariamente delicato. Perché si diffondono con tanta facilità in ogni settore della società quelle che si chiamano false notizie? Perché noi non educhiamo, noi gli altri non sono educati, sarebbe sbagliato ribaltare le responsabilità, a discutere l'origine delle fonti. La fonte non ha un'origine,
si costituisce, non è un dato naturale, non esiste naturalmente, è un processo storico. E se noi non abbiamo la capacità di discutere la sua origine il suo, e da chi è stata prodotta, come è stata prodotta, quando è stata prodotta, noi ci consegniamo mani e piedi in chi queste fonti le ha prodotte. Questo vale per quasi tutte le scienze, vale per quasi tutti i saperi. Ed è, credo che il primo elemento su cui io mi posso fermare in questo processo di ragionamento e di riflessione con voi è questo. Noi dovremmo educare gli studenti delle scuole politecniche a ragionare sull'origine delle fonti e a non prendere il trasferimento come qualcosa che possa avvenire partendo da un punto e arrivando a un altro senza mai domandarsi il punto di origine da cosa. La domanda a cui noi dobbiamo dare una risposta, il problem solving che noi mettiamo al centro dell'esistenza del nostro mondo, quali radici, ragioni e motivi ha. Su questo tema scriveva già Nietzsche nel 1774, ma 1874, non voglio tornarci, Nietzsche è troppo complicato da proporre all'attenzione oggi. Ma su questo tema si fondano le due scuole politecniche. Si fondano, e si fondano partendo da un punto, io non posso né potrei, magari una volta lo farò, ma per iscritto o avendo davanti un seminario, uno workshop e discutendo con gli altri, con altri docenti di queste scuole nel mondo. L'origine delle due scuole, che è settecentesca, cioè precedente alla costituzione sia della scuola politecnica che della scuola dell'École des Beaux-Arts, che della scuola di architettura, è un modo di insegnare, ed è un modo di insegnare che ha due paradigmi indietro. Il modo di insegnare è la loge. So che mi direte cos'è la loge, ragazzi, ci metti in discussione una cosa che noi non sappiamo. La loge era per gli ingegneri dei Pont et Chaussées, che sono i precedenti dell'École Polytechnique, insieme all'École du Génie de Mézières, che è l'altra grande istituzione francese che è precedente all'École Polytechnique, era proprio una loggia dove lo studente veniva seguito, o gli studenti venivano seguiti dai responsabili della loge, di ingegneria o di architettura, e in cui l'oggetto della formazione era un progetto. Era un progetto di un ponte, era un progetto di un'infrastruttura, era un progetto di un muro, era un progetto di una difesa militare, era il progetto di un'arma, era il progetto di una pressa e via, di un telaio per gli ingegneri. Per gli architetti era un progetto di un edificio pubblico. Era un progetto intorno al quale lo studente lavorava tutto l'anno e poi alla fine doveva in 24 ore, da solo e in silenzio, senza nessuno tipo di strumento di aiuto, cioè senza libri, senza testi, senza altro, risolvere il problema che gli veniva dato. Il problema, non so, faccio un esempio banalissimo, non erano così semplici e facili. I problemi erano, per esempio, il progetto di un'accademia militare piuttosto che il progetto di un sistema di telai meccanici, i primi telai meccanici che portano all'industrializzazione dell'industria tessile. La loge è il cuore, cioè questo sistema di formazione che ha al centro tre cose: l'essere seguiti in un processo di costruzione
del rapporto tra quello che si sa e quello che si fa. Secondo, arrivare a farlo in una condizione di isolamento, cioè vedere se nell'anno tu hai acquisito tutti gli strumenti per poter affrontare queste cose, e quindi il silenzio, che è una delle condizioni, e poi il rapporto con la realtà, perché questi progetti venivano esposti pubblicamente e discussi in un contesto in cui quelli che noi oggi chiamiamo industriali o quelli che chiamiamo imprese potevano discutere pubblicamente l'esito di queste loge. Questa è l'origine comune. Se voi andate a prendere i programmi dei primi 30 anni dell'École Polytechnique, dei primi 30 anni dell'École de Beaux-Arts, vi accorgete che la diversità consiste nell'oggetto, non nel modo, e non nello scopo della formazione. E quest'idea che anche l'ingegnere è un progettista e non è qualcuno chiamato a risolvere un problema, ma a progettare una soluzione, sarà quello che terrà insieme le due scuole fino all'inizio del Novecento. Quando noi prendiamo le varie riforme che nell'Ottocento vengono proposte sia a tutte e due le scuole, ce ne sono tre, solo in Francia, ci accorgiamo che queste riforme tendono a radicalizzare quella di architettura, per esempio la fa Viollet-le-Duc, adesso sotto i fuochi di fila di tutti perché la sua flash su Notre Dame è caduta, era il più grande architetto professionista di Francia, e così vale per gli ingegneri. Tant'è che loro che cosa costruiscono? Anche questo è molto interessante. Gli ingegneri costruiscono un conservatoire des arts et métiers. L'École Polytechnique ha come controfaccia, ha come contraltare, ha come altro luogo di formazione, non tanto degli ingegneri, ma del mondo che ruota intorno all'ingegneria, un conservatoire des arts et métiers. Cioè, il mestiere è il centro della formazione degli ingegneri. E l'École Polytechnique ha come suo campo, l'École des Beaux-Arts ha come suo campo, scusate, il fatto che solo i laureati all'École des Beaux-Arts potevano progettare e progettavano gli edifici pubblici in Francia. Nessun altro poteva farlo. E non solo, se voi volevate progettare degli edifici a valenza storica, dovevate passare anche da un altro filtro, che era l'École de Chaillot, che veniva subito dopo l'École des Beaux-Arts. Cosa sta dietro tutto questo? Sta dietro un'idea che la tecnologia sia quella che oggi chiamiamo dell'ingegneria, sia quella che oggi chiamiamo dell'architettura, è prima di tutto la messa in relazione di saperi rispetto a un fine. Che il rapporto che esiste tra il progetto e il fine è ciò che costituisce e differenzia, per esempio, le scuole politecniche dalla scuola di fisica, di matematica, dalla scuola di lettere. Mica nessuno vi chiede di studiare Platone chiedendovi qual è poi l'obiettivo per cui, il fine per cui lo fate, o nessuno vi chiede di studiare gli algoritmi, non devo usarlo, i modelli matematici più sofisticati per a un fine pratico. Le scuole di ingegneria e di architettura hanno questo come elemento centrale. Hanno come elemento centrale il rapporto tra il progetto e il fine. E quando perdono questo rapporto che si spaccano le due scuole, ma ci arriviamo rapidamente, perché c'è un altro elemento fondamentale che va sottolineato. Il Politecnico di Torino, voi sapete, si costituisce formalmente nel 1906. La data di nascita ufficiale del Politecnico di Torino è il 1906. Prima esistevano
la scuola di applicazione del Museo Industriale di Torino, dove si svolgeva la formazione che poi si svolgerà unitariamente, mi alzo perché non ho voglia di stare seduto, la formazione delle scuole politecniche. La cosa più l'altra cosa davvero interessante che qualifica la scuola politecnica di Torino, ma è la stessa cosa che succede a Zurigo, per esempio, nel Politecnico di Zurigo, che è più vecchio del Politecnico di Torino, è che dentro il Politecnico si forma il laboratorio di economia politica. Cioè che quello che si chiamerà Quignetti De Martis, dove insegnerà Luigi Einaudi, che poi si trasferirà all'università dopo il 1906, si forma dentro. Perché? Perché era impossibile pensare a qualcuno che si occupasse dei fini senza conoscere l'economia, quella che allora si chiamava, si chiama anche oggi, l'economia politica, del mondo in cui lui poi deve far funzionare una macchina piuttosto che qualsiasi altro oggetto che noi possediamo. E questo in un ulteriore passo che è fondamentale e che io vi semplifico parlandovi di un personaggio, ma solo perché sennò dovrei fare un discorso, è già mezz'ora che parlo quasi, vero? Andrebbe troppo per le lunghe. Vi parlo di Pierluigi Nervi. Pierluigi Nervi è stato l'italiano più famoso nel secondo dopoguerra in tutto il mondo e di tutti i tipi. Ingegnere, progettista, strutturale, grande protagonista, scrittore. Quello è il primo di Calvino, è l'unico che ha fatto le Norton Lecture ad Harvard. Mille cose. Ma la cosa che mi preme di più di tutti sono due cose. Pierluigi Nervi non discuteva mai con i suoi colleghi dei suoi progetti, ma i suoi progetti prendevano forma, compresi quelli che ci sono a Torino, in testa al Salone A di Torino Esposizioni, con i suoi 44 operai friulani che costituivano la base della sua impresa. Lui arrivava con i disegni, io li ho fatto 8 mostre su Nervi, quindi conosco tutti i suoi disegni uno per uno, e voi vedete le correzioni che i suoi operai apportano ai suoi disegni, cioè il dialogo, il rapporto dialogico che esisteva tra chi progettava e chi poi metteva in pratica il suo progetto, che poi che nel cantiere trasformava, in questo caso nel cantiere, ma succedeva anche nelle fabbriche questo. Succedeva quando gli ingegneri si confrontavano con quelle che allora si chiamavano le avanguardie operaie e che in cui discutevano tutte le singole soluzioni. Io ho partecipato a queste discussioni negli anni 68-69 e ero stupefatto di questo dato, della capacità dialogica di tutti e due, non di uno. La democrazia si crea sempre partendo dal dialogo e non partendo dall'affermazione della tirannia di un valore qualsiasi esso sia. Che cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale? Cosa succede quando la generazione di Nervi o la generazione degli architetti italiani, parliamo dell'Italia, ma potremmo parlare di Torroca in Spagna, come di tanti altri architetti e ingegneri, potremmo parlare di Al-Fatì in Egitto o di chi volete voi, escono in qualche modo, la generazione finisce a metà degli anni 60, ma in realtà finisce prima la sua egemonia sulla cultura. Succedono due fatti che rompono il paradigma. I due fatti che rompono il paradigma è che la cultura dell'ingegneria comincia a diventare una cultura che preferisce il modello al rapporto argomentazione-prova, che si modellizza e che tende a sostituire la realtà con il modello della realtà, e la cultura architettonica comincia a privilegiare la forma rispetto al contenuto materiale dell'architettura, che è la funzione, che è la capacità di
risolvere problemi soprattutto di distribuzione spaziale, di rispondere a domande sempre più complicate. Tutte e due sono forme di e quando il formalismo prevale sulla capacità di affrontare il problema della manifattura o della fabbrica e del cantiere. E non a caso, poco alla volta, io sono entrato in questo Politecnico nell'anno di grazia 1970, ho cominciato a insegnare in questo Politecnico nell'anno di grazia successivo, nel 1971, era proprio il passaggio dove vedevate due mondi che in qualche misura ancora si sovrapponevano. Dopo una quindicina di anni, il secondo mondo, il modellismo e il formalismo, cioè il fatto di essersi ritirati dalla manifattura e dal cantiere, stava creando una società cosiddetta della conoscenza completamente astratta da quelle che erano le proprie basi storiche. E non storicizzare il proprio pensiero è uno degli errori più drammatici che noi possiamo fare, ma ancora di più lo può fare una cultura politecnica. Perché se esiste un significato di cultura politecnica, su questo devo dire che io ho provato una straordinaria tristezza quando fino a un anno fa gli organi di gestione di questo Ateneo rivendicavano il fatto che il Politecnico fosse un'istituzione tecnica. Di nuovo, anche qui c'è, come sempre, una parola chiave che va esaminata. Noi dovremmo proprio riprendere questo ragionamento ripartendo dalle parole. La parola è trasferimento. Ancora oggi se ne parla e se ne abusa del termine trasferimento in maniera quasi, posso dire, comica, perché mi sarebbe sbagliato usare un altro termine, si darebbe troppa serietà. Ma trasferimento non è prendere una conoscenza e trasportarla in un contesto, non domandandosi né come quella conoscenza è nata, e tantomeno che le conseguenze di quell'applicazione, di quella conoscenza. Io ho vissuto alcune stagioni tragiche per la cultura politecnica. La prima è stata la crisi del nucleare, quando questo Politecnico aveva uno degli istituti di fisica nucleare e di impiantistica nucleare più importanti d'Italia. Di colpo un referendum ha reso questo mondo irreale. E l'altro è stato il caso dell'aereo abbattuto a Ustica, il caso di Ustica. Vi spiego perché. Chi ha una concezione in qualche modo riduttiva e limitativa del concetto di trasferimento tecnologico, non si domanda nel caso o in un caso o nell'altro se il suo sapere si fonda su principi che in qualche misura sono principi condivisi o condivisibili dalla società, su cui la società si è potuta esprimere, tant'è che quando si esprime glieli cassano, anche di brutto, anche sbagliando, anche ma perché tu non ti sei mai confrontato prima? Né tantomeno si mette in discussione le conseguenze di questo, conseguenze che ancora oggi noi abbiamo quasi dovunque nel caso dell'ingegneria nucleare. E la crisi è stata talmente violenta che questo che era il cuore pulsante, e anche non solo pulsante, di questo Ateneo è quasi scomparso in pochissimo tempo. Ha perso credibilità, ha perso la cosa fondamentale che caratterizza una comunità scientifica, la reputazione. La reputazione si fonda di base su una capacità di dialogare sui principi fondativi del proprio sapere e sulle conseguenze del proprio sapere rispetto alle società in cui noi operiamo. La cultura politecnica è questo. Ustica cosa c'entra? È ancora peggio.
perché Ustica dimostra come era possibile. Io rendo qui omaggio a uno dei miei più cari amici, le persone che ho più stimato in questo Ateneo, con cui abbiamo condiviso tante cose, che purtroppo è mancato, Mario Pent, che era il perito di parte civile nel caso di Ustica, dei familiari dei morti di Ustica. Lui, in un modo che io non vi so rappresentare perché è troppo complesso per me questo, studiando le traiettorie degli aerei, dei radar della notte dell'incidente di Ustica, aveva dimostrato come, ponendosi delle domande, cercando delle risposte nei processi sociali e in questo caso purtroppo militari, si era in grado di formulare delle ipotesi, cioè di argomentare su delle prove. Il povero Mario subì una serie di attentati, lui e la moglie, e come quasi tutti quelli che si occupavano di Ustica, voi sapete che quasi tutti i testimoni di Ustica sono misteriosamente morti nel giro di circa neanche 6-7 anni dopo quell'incidente. E lui stesso ha, di fronte all'alternativa di vita di sua moglie, sua, cioè, dovette frenare e ritirarsi, non dico ritirarsi, ma attenuare la violenza dell'evidenza delle cose che mi uscivano fuori. Ma in quel momento, quando ne abbiamo fatto oggetto di una discussione nel comitato scientifico dell'allora Istituto di Scienze Umane, perché io volevo che l'Ateneo prendesse posizioni in suo favore, l'Ateneo non lo fece, che cosa veniva fuori? Veniva fuori in maniera drammatica il fatto che la tecnologia è in grado di affrontare il rapporto tra suoi fondamenti e conseguenze delle sue risposte, ma molte volte questa la mette in conflitto con i poteri, i valori, le affermazioni sociali di base su cui tutto si regola. Questo mondo è entrato però in crisi anche per un'altra ragione, non solo perché i due mondi, architettura e ingegneria, hanno perso rapporto col progetto, hanno perso rapporto con i fini, hanno perso rapporto tra di loro, per cui oggi i due mondi sono quasi incomunicanti. Architettura e ingegneria sono due universi quasi formalisti, tutti e due quasi incomunicanti. Succede un'altra cosa che è altrettanto importante. Questa cosa è il fatto che la cultura politecnica esiste in una società che si configura un futuro. La cultura politecnica nasce come nel Laboratoire de Pont-Chaussée nel 1724, perché il re di Francia affida al Laboratoire de Pont-Chaussée la revisione, la riprogettazione di tutte le strade che da Parigi portavano fino a tutte le cose. Aveva un fine, aveva un obiettivo, disegnava un futuro, costruiva un futuro. E così via, potrei raccontarvi la storia di Eiffel, potrei raccontarvi la storia di tanti altri ingegneri, nervi, piuttosto che chi volete voi, non parliamo degli architetti che esistono quando esiste un'idea di futuro. Che cosa succede in questi ultimi, dal 1989? Perché il 1989, oggi noi lo celebriamo, insomma, ne abbiamo veramente fin sopra i capelli, per la caduta del muro di Berlino. Ma il 1789 è stato anche l'anno in cui si celebrano i due secoli della Rivoluzione francese. E intorno al rapporto che esiste tra tecnologie che stavano cambiando i modi, il rapporto tra informazione e conoscenza, che è il cuore della Rivoluzione francese, si apre una guerra letteralmente ideologica e civile che sposta la riflessione da una riflessione storica
la Rivoluzione francese vede un signore che si chiama Robespierre in 4 anni passare da essere un curato di campagna abbastanza conservatore a essere il più straordinario tagliateste di tutta la storia dell'umanità. Non sarà mica impazzito. Cioè, e nello stesso tempo, in quella Rivoluzione francese, dopo pochi anni, si forma il bonapartismo. Allora, cosa vuol dire questo? Che se noi ci ragioniamo sopra con gli strumenti del controllo delle fonti, con gli strumenti della discussione, del dialogo, del confronto, riusciamo a mantenere una capacità di elaborazione che non sacralizzi o demonizzi un avvenimento storico così importante, ma lo usi per riflettere su tutto quello che sta succedendo, compresa la caduta del muro di Berlino, che sembra la caduta delle mura di Gerusalemme. Se voi avete una cultura leggermente ebraico-talmudica, vi trovereste questi racconti che noi facciamo sulla caduta del muro di Berlino come le cadute del muro di Gerico. Proprio i linguaggi sono gli stessi, ma questo è un altro discorso, andrebbe fatto in un'altra sede. Quello che è importante è che il 1989 è l'anno in cui si capisce che se noi sostituiamo, cioè se i soggetti sostituiscono alla storia la memoria, l'accordo possibile tra culture sincroniche che non discutono più del proprio rapporto col tempo, e quindi in questo caso con la Rivoluzione francese o con la manifattura o con i progetti pubblici, è una memoria che può essere rigenerata in continuazione e che porta a costruire un'infinità di anniversari. Dopo l'anniversario del 1989, noi tra un po' abbiamo l'anniversario del cane, del gatto, non so quale anniversario ci manchi, il calendario ormai è pieno, le date sono quasi tutte occupate, non so, forse il giorno dei morti è già un anniversario quello, ma metteci qualcos'altro insieme. Cosa vuol dire questo? Se in un mondo che ha una cultura sincronica e si fonda la propria identità sulla memoria e non sul progetto di futuro, che tipo di cultura politecnica può esistere? Che tipo di cultura politecnica può esistere in una società che da un lato fa del riconoscimento dei siti mondiali dell'umanità, che erano siti fisici, sono siti immateriali, adesso stanno diventando di tutto possibile la propria forma di universalismo, chiamiamola così, e dall'altra parte abbiamo una cultura sincronica che non ci fa discutere sulle fonti delle informazioni mai, perché noi non abbiamo un luogo in questo nostro Ateneo e negli Atenei dove si insegni ai professori forse, e poi agli studenti a ragionare su questo, non c'è e non ci può essere un progetto di futuro. E la cultura politecnica senza un progetto di futuro è una cultura che si adegua e perde la sua stessa origine, storia e necessità. Che necessità c'è di una cultura politecnica che non si ponga il problema di su cosa fonda il suo trasferimento e di quali fini esso ha? Forse nessuno. Forse ci sono le facoltà di lettere o ci sono le facoltà di chimica, di fisica, di matematica che svolgono benissimo quel compito. Non c'è bisogno di un'istituzione che ha una storia. E ha una storia. E con questo mi avvio alle conclusioni, anche perché così lasciamo lo spazio a tutte le domande se voi ne volete fare. Affonda la propria storia in un'altra parola chiave della nostra attualità, come era chiave alla fine del Settecento, in un modo un po' diverso. Quali sono i primi ingegneri di cui noi conosciamo la storia, prima ancora che si formi
l'École Polytechnique. Sono gli ingegneri che accompagnano Napoleone in giro per le sue conquiste, da quella dell'Egitto, fino all'impresa infelice della Russia, e gli progettano e costruiscono il primo ponte di Torino. Non lo fanno i torinesi, non lo fanno i sabaudi, lo fa l'ingegner Bergeron per le truppe napoleoniche, ed è il ponte davanti che unisce Piazza Vittorio oggi con Piazza Colla, piazza dove c'è la chiesa, il Pantheon di Torino. La cultura politecnica nasce nel momento in cui segue, anticipa e struttura una idea di futuro, che poi sia un'idea militare e Napoleone non ha solo occupato e anche rapinato metà del mondo in cui lui passava. Ci ha dato i codici napoleonici, ci ha dato tutta una serie di istituzioni che ancora oggi sono la base stessa della ci ha dato le basi culturali del nostro esistere. Ma dietro a questa cosa c'era? C'era sia in Napoleone, sia nei suoi generali, sia nei suoi ingegneri, sia nei suoi archeologi, sia nelle persone che lui si trascinava dietro, un concetto di rischio come avventura. Il rischio era la capacità di mettersi in gioco e di scoprire il futuro. Questo non vale solo per Napoleone. Sapete chi sono i primi visitatori del Bhutan e del Nepal e che ci restituiscono delle carte che io vi invito ad andare a vedere al British Museum perché sono più belle ancora dei fregi del Partenone? Sono ingegneri civili formati da scuole di ingegneria inglesi, i quali nel tracciare le prime strade che porteranno in questi luoghi, le prime strade carrozzabili che portano in questi luoghi, disegnano anche tutti questi luoghi, ci rappresentano il rapporto tra l'infrastruttura e il contesto, oggi diremmo tra l'infrastruttura e il paesaggio. Ma hanno restituito. Sapete quanti sono morti di questi quanti mettevano in gioco la propria? Cioè, il rischio era l'elemento positivo e di futuro della scuola politecnica. Non c'era. Io ho conosciuto tanti ingegneri che a seguito della Fiat, a seguito della Fiat Engineering, sono andati a costruire ponti, dighe, fabbriche, case, non so, nella Russia di Stalin, che non era il posto migliore possibile dove andare a vivere, nell'Africa non tanto tranquilla in cui si sono andati a... Cioè, il rischio era l'elemento che dava l'idea di stare costruendo qualcosa per qualcuno, fine, e con un'idea di un futuro. Poi era colonialista, era di merda, quello che volete voi. Era un futuro, non era sempre così. Oggi il rischio è diventato l'elemento da cui la cultura politecnica è chiamata a difendere i cittadini. Il rischio idrogeologico, il rischio climatico, il rischio di tutto quello che volete. È nato prima col rischio dell'AIDS, nessuno se lo ricorda, ma questo ribaltamento del concetto di rischio, per cui persino i rapporti personali erano pericolosi perché di mezzo ci poteva andare la vita o la salute delle persone, non che queste cose non esistano, sarebbe ridicolo non dirlo, ma passare da un'idea propositiva e che guarda avanti il proprio paradigma scientifico ha un'idea protettiva e difensiva, per cui noi dobbiamo agire al contrario, dobbiamo metterci nelle condizioni di formare persone che invece di scoprire difendono. Beh, non è poco. E questo ci porta a una riflessione. Forse non è solo la cultura politecnica essere in crisi e avere i suoi paradigmi centrali in discussione. Forse questa società non ha la capacità di progettare perché tutta una serie di elementi non appartengono solo
a una crisi valoriale della cultura politecnica, ma della società. Ma questo è troppo complicato, ne parleremo un'altra volta. Grazie mille. Ringrazio molto il professor Olmo per la sua lezione. E abbiamo 15 minuti per domande concise o commenti comunque concisi per permettere a tutti di intervenire. Vedo già una mano alzata. Mi permetto umilmente a fine di questa ultima giornata di fare un'osservazione. Questo festival aveva una componente di rischio elevata perché il Politecnico non aveva mai fatto un festival, men che meno con un taglio di questo tipo. E abbiamo ancora qualche ora, poi potremo provare a valutare se abbiamo fatto bene a correre questo rischio oppure no. C'è un microfono gelato, un borsista, dov'è? Ok, grazie. Per favore, puoi portare il microfono al signore col maglione rosso e poi un intervento qua davanti. Incoraggio soprattutto gli studenti, o comunque i giovani presenti a intervenire. Intanto molto grazie per gli stimoli che ho ricevuto. Io sono un vecchio studente e credo che ho passato questi anni anche qui da 58 in poi. Ma mi ha colpito qualche cosa su cui sto riflettendo e che, se posso ancora permettermi di darle del tuo professor Olmo, e questa cosa di come stiamo vivendo il 1900, oddio, dell'89, perché in parallelo c'è stato il Washington Consensus nello stesso anno che affrontava i temi che si dicevi tu, e c'erano 10 articoli che ponevano il problema della crescita, dello sviluppo ingegneristico, culturale, sociale, anzi la crescita doveva tenere fondamentalmente il problema dei più deboli, è scritto lì. Non è l'origine di tutto, ma quell'origine era, le persone dell'origine erano la Banca Mondiale, erano il governo degli Stati Uniti, erano le grandi società già mondializzate, e aprivano il problema della mondializzazione. La domanda quindi è, quel concetto che poi ha sconvolto anche il mondo, per esempio, della sinistra, lì si parlava di togliere la deregulation, era il togliere i limiti anche alla competitività, che tutto deve essere libero. Libero come la libertà che si era vissuta da Berlino Est e Berlino Ovest, solo che lì era una libertà da qualche cosa, mentre noi abbiamo accettato la libertà di fare qualsiasi cosa oltre i limiti. E allora questa cultura politecnica forse non può riprendere quell'origine e capire che forse uno sforzo verso quei più deboli, anche nel tipo di rapporto, farlo. Angelo Dina, ci conosciamo da 50 anni più o meno. È indubbio che una delle riflessioni che io poi ho tagliato brutalmente, perché la rivoluzione francese degenera? Perché la rivoluzione francese, dall'essere un momento fondativo di tutte le società che o da lì sono passate o sono rimaste primitivo totalitarie, perché indubbiamente in un percorso così breve di 4 anni, quindi con tutte le difficoltà che ha avuto, il problema del processo di trasformazione di una società, dei diritti, delle diseguaglianze, si è posto in una maniera talmente radicale, talmente senza verificare poi il rapporto tra quello che uno diceva e le prove che aveva di quanto stava facendo, che alla fine è diventata una tirannia di valori e poi una tirannia senza neanche più la necessità dei valori.
Quello che dici tu è esattamente la stessa cosa. Da una discussione che vedeva convergere su un insieme di valori che avevano alla base comunque un'idea di redistribuzione delle opportunità, delle ricchezze, della mobilità, eccetera, è rimasto solamente è come se tu avessi preso la soluzione senza tutti i processi che portano alla soluzione. Cioè, la deregulation era rispetto a, non era in assoluto, era rispetto a una serie di condizioni che erano diventati uno strozzare l'idea di futuro. Se tu hai tolto tutto il processo di quello che i filosofi della scienza chiamano l'entrance knowledge dei saperi o delle decisioni, tu questo lo elimini, ti resta quello che ti resta questa brutta società che noi abbiamo oggi, in cui tutto si fonda su una radicalizzazione sempre più alta delle diseguaglianze, e che è nel quale una tecnologia che non discuta dei fini, dei suoi fini, e che non educhi alla riflessione sulle fonti di dove trae la sua legittimità, sta producendo quello che sta producendo. Invece il signore, una breve domanda, un breve commento. Ho apprezzato molto i suoi concetti, però avrei piacere di poterli rivedere eventualmente, se rende disponibile il suo, diciamo, discorso, in modo tale che uno ci ritorni, perché sono talmente profondi i suoi concetti che richiedono una certa attenzione, ma anche un ripensamento, perché quello che ha detto non solo mi è piaciuto, ma lo considero molto complesso anche come elaborazione di idee, di riferimenti, eccetera. Io ho una molta esperienza per quanto riguarda l'innovazione dei sistemi nell'area dei controlli, nell'area dell'automazione. Praticamente sono fuori ciclo, oramai non conto più, perché sono più vicino ai 90 che agli 85. Però penso che nella situazione di oggi ci sia due libertà. La libertà di chi compra e quindi gestisce le attività commerciali nelle scelte a livello non solo locale ma internazionale, che comanda la competitività tra le aziende, sia che producono prodotti sia che producono servizi. E quindi c'è la tendenza, per essere competitivi, di sviluppare tutte le tecniche informatiche, eccetera, per fare in modo che i lavori ripetitivi siano automatizzati. Quindi c'è la tendenza a sviluppare delle automazioni. Scusi, possiamo rimanere sul tema dell'incontro? Quindi ecco, se è una domanda, la mia faccia. Domanda è: secondo lei si può difendere il soggetto e si può difendere la competitività commerciale? Se non facciamo questo non c'è futuro, cioè diventa un futuro oligarchico. Torniamo alle oligarchie che esistevano prima della Rivoluzione Francese, abbiamo dimenticato la nostra storia. Certo, come farlo è un'altra cosa, non ci avrei il tempo di darle una risposta gratis, soddisfacente per lei e anche per me, nel senso che ci vuole un'articolazione di pensiero non così rapida. Però quella è una delle domande fondamentali: libertà, ma anche opportunità, eguaglianza, anche perché la Rivoluzione Francese non a caso era libertà, liberté, fraternité, égalité, che poi declinati in un certo modo sono i fondamenti di una società civile. Prego là, e poi qui. Salve, io vorrei un'ulteriore riflessione
perché mi sembra di aver colto una critica all'occuparsi della memoria dei siti UNESCO del Politecnico. Un'ulteriore riflessione su questo, cioè memoria e valorizzazione della memoria come futuro. Se la memoria è futuro, siamo fatti. Cioè, io posso parlare, tanto vale che diventiamo una gerontocrazia ufficiale, oltre ad essere in certi aspetti quasi nello stesso modo, stesso scherzo. Il problema, secondo me, è un altro, è che i due processi si sono sommati. Si sono sommati un trasformarsi delle culture tecnologiche in culture sincroniche e solamente sincroniche, cioè che vivono in un tempo, non vivono la propria storia. Io mi ricordo in questo stesso Ateneo alle prese con una serie di ingegneri famosi che non volevano assolutamente misurare quale innovazione avevano prodotto, perché non volevano fare la storia dell'elettronica, non volevano fare la storia della meccanica, pensavano che si potesse semplicemente rispondere al presente. Una memoria che diventa una memoria che non si interroga sulla propria origine, sulla propria funzione, sul fatto che rappresenta certamente una, senza la memoria noi non saremmo nessuno, non avremmo neanche, poi c'è la memoria sociale, la memoria individuale, noi stiamo parlando di memoria collettiva, come diceva Maurice Albax, non di memoria individuale, e che tratta come elemento centrale del proprio presente quello che ha già fatto, trasformandolo, facendo. I casi più straordinari sono ovviamente Venezia e Firenze. Venezia e Firenze sono due città meravigliose, hanno fatto la storia dell'Europa, del mondo, almeno occidentale, eccetera. Oggi sono dei bazar. Cioè non è che riprogettano, si ricostituiscono, si rinnovano, no, consumano le proprie pietre. Per un po', a forza di camminarci milioni di persone, Venezia affonderà e Firenze crollerà. Cioè non è questo il problema, il problema è recuperare una dimensione storica e progettuale, se no la cultura politecnica può chiudere baracca. Una domanda lì. Buongiorno, allora innanzitutto io avrei una domanda molto concisa. In tutto questo scenario di crisi di cultura politecnica che hai esposto, che ruolo possiamo avere noi studenti di ingegneria o architettura, quel che sia? Perché mi è sembrato quasi che noi viviamo un po' passivamente ciò che voi che avete esperienza progettate per noi, per il futuro. Però che cosa possiamo rischiare noi? Che valore aggiunto possiamo avere in questo contesto? Ti dico solo una cosa, Carlo. Sì. A moltissimi incontri gli studenti hanno posto questa domanda. Mi sembra molto giusto, nel senso che però voi avete in mano la risposta, non solo la domanda. Qual è il protagonismo possibile degli studenti in una scuola politecnica come questa, che perlomeno in questo ultimo anno e mezzo si sta ponendo il problema, no? Per esempio, della formazione alla critica. Allora, gli studenti dovrebbero essere i primi richiedenti o del controllo delle fonti. Io non voglio solo che mi si dica come devo fare da A a B, quando prima di A c'è 0 e prima di B c'è C, D, F, G. Mi spiego in termini numerici e non contenutistici. Perché questo è il vostro, è la vostra possibilità di essere protagonisti di un dialogo e non di subire solamente un sapere codificato da altri. E questo è un protagonismo sia individuale, dei singoli rispetto ai propri contesti, sia del riconoscersi come studenti che hanno determinati bisogni, soprattutto di futuro, cioè quello che a me preoccupa di più, è che dentro la sua domanda
c'è un'idea di futuro la cui risposta oggi in Italia è andiamo via. No, l'Italia è un paese senza futuro, la scuola sono, andiamo a fare il master piuttosto che il dottorato, piuttosto che lavorare, via. Perché abbiamo interiorizzato a un tal punto il fatto che non siamo in grado di offrire un'idea di futuro che lo si va a cercare da qualche altra parte. Questo è uno sbaglio tragico, perché ti estranea da un mondo, ti consegna a un altro mondo, ti mette in una condizione di essere una persona senza un vagabondo, in qualche modo. Io credo che la sua domanda abbia molte risposte, risposte un po' più limitate, cioè quando le dicono qualcosa, interrogare chi le dice, su cosa le dice, perché lo dice, su cosa lo fonda, su cosa lo prova, risposte più articolate, contribuire a creare dei luoghi dove questo avvenga in maniera più collettiva, tra di voi e con le persone che con voi possono partecipare a questo e via discorrendo. Usare i social media non solo per comunicare, ma per interrogare. E via discorrendo, le risposte potrebbero essere tante. Un ultimissimo intervento e concludiamo. Dico solo che un'ora e mezzo fa Evgeny Morozov, che abbia 32 anni, rispondeva alla domanda praticamente nello stesso modo in cui l'hai risposto tu. Per rispondere alla domanda adesso... No, questo è troppo forte. Ah, ok. Alla domanda siamo noi in grado di formare la cultura critica in chi formiamo, che di fatto si ricollega anche a quanto ha detto la ragazza, con la quale mi sento solidale per una questione. Io sono arrivata all'età di 22-23 anni ad avere qualcuno di fronte a me che mi ha detto: è inutile che mi ripeti parole complesse con frasi che hai imparato dai libri, ma esattamente cosa vogliono dire. E di fatto metteva nudo un intero corso di storia dell'architettura dicendo: tanto so che voi non lo sapete il significato vero e profondo di quello che state dicendo, perché tanto nessuno ve l'ha insegnato prima. Lì è caduto un tabù, lì è caduta anche una barriera tra gli alunni e l'insegnante, che ha permesso di arrivare a raccontare, a significare le parole senza aver paura, a 22 anni, a 23 anni, quando si arriva all'università, ad avere il coraggio di dire: sì, in effetti io l'ho sempre ripetuto, ma davvero non so cosa vuol dire. Ed è lì che arrivi già a un'età molto avanzata in cui non hai messo insieme la fonte con l'obiettivo. Quindi io sono un po', come dire, scettica. Io ho avuto fortuna, ho incontrato il professor Carlo Olmo nella mia vita, adesso non è tanto, te l'ho già detto tante volte, però è vero che cambia il modo di vedere, cambia il modo di studiare, cambia il modo, almeno a livello personale, di avere uno, come dire, una... almeno un metodo per comprendere e interpretare la realtà. Quindi questo io non vedo così tanto diffusamente un modo semplice di spiegare le cose complesse, perché molto spesso non si sono comprese, e mi ci metto anch'io, la parola complessità anch'io la uso quando non so tanto bene cosa dire. Una domanda che però da farti è: le fonti si costituiscono ed è un processo storico, chi l'ha prodotto e quando l'ha prodotta. Faccio un esempio pratico perché sennò è complesso. Se io devo fare una ricerca storica su un determinato personaggio e devo ricostruire la sua carriera scolastica, fino a adesso vado in archivio, vado a prendere i registri e so dove leggere il dato e come leggerlo, più o meno in tutta Italia, perché i registri erano tutti uguali. Oggi, con un passaggio alla digitalizzazione che di fatto non ha una riflessione critica, oggi tutte le scuole possono usare software diversi e modalità di raccogliere i dati in modo diverso. Tra 50 anni, io che faccio lo storico dell'architettura e voglio ricostruire la carriera di uno studente, in che termini riuscirò a leggere quel dato? Quindi in realtà c'è un pezzo in più che continuerà ad essere un ostacolo nello scollamento tra la fonte, una volta che pensi di doverla recuperare, e l'obiettivo che tu vuoi raggiungere. Sì, su quest'ultimo punto è assolutamente chiaro. Quest'ultimo punto se ne è parlato e se ne parlerà ancora degli incontri col festival, nel senso che il passaggio al digitale non adeguatamente pensato e preparato sta creando tutta una serie di problemi. Vi faccio un esempio concreto di un aspetto che conosco più da vicino, anche per il mio ruolo istituzionale in questi anni. Fino al 1993-94 il Politecnico faceva un annuario, che era un librone, spesso così, che faceva
molto arido per carità, però è una specie di diapositiva dello stato del Politecnico, docenti in servizio, corsi offerti, eccetera, eccetera, per quell'anno. Dopo, quindi inizia, per almeno coincide con l'avvento del web, potremmo dire, non si è più fatto perché è un'attività onerosa, i bibliotecari sono sempre di meno, tanto le informazioni ci sono comunque, magari sono online, il risultato è che adesso, sono passati 25 anni, è vero che le informazioni esistono, sono in file sparpagliati, a volte sono sul web, a volte no, a volte i primi file che sono stati usati nel 96, 97, 98 sono in formati che adesso non riusciremo a leggere, e quindi quei libroni di carta continuano a essere molto più accessibili e più utili di quello che è venuto dopo, benché fosse tecnologicamente molto più avanzato. Questo è un tema gigantesco e non facciamo ancora abbastanza. Sì. Però dobbiamo concludere anche perché c'è un incontro subito dopo, quindi grazie ancora al professor Olmo. E a tutti voi.